Come si fa a fare un 8000 se è già dura così fare un 2000? Ragazzi. Che faccio più? Nando è morto. Ciao amici del Nanga, bentornati in questo nuovo video. Siamo in Valle d'Aosta, Valle di Champorché. Rudy e Nando davanti a me, eccoli. Ciao! Oggi la nostra destinazione sono un paio di vette, il Black Ross e il Black Barmas. Ora stiamo camminando sul sentiero 10 in direzione del lago Muffet, che però non raggiungeremo, svolteremo a sinistra verso il lago di Vernouille e poi conquisteremo le nostre vette. Sta nevicando leggermente, si sta bene, qualche grado sotto zero, e ovviamente siamo in un posto meraviglioso come sempre. È bello? Per me numero uno. Siamo arrivati al bivio tra i sentieri 9C e 9D. Qui in pratica, se andiamo a destra, andiamo verso il lago Muffet. La nostra direzione in realtà, seguendo il 9D, è di là verso il lago Vernouille. Da lì poi, nebbia permettendo, individueremo un modo per salire sul Black Ross. Poi c'è il sole, una bellissima neve, c'è anche Nando. Vabbè, purtroppo. Non so, con la gamba sola, sprofondata, è andata in perlustrazione. Devi sempre giocare, Nando. Direi che siamo sotto la neve. Il gatto delle nevi. Qua sotto la parte finale del back di Ross, qua c'è tanta neve. È faticoso. Com'è? Bella molla. Ha
A ogni passo per chi è in testa si sprofonda di 50-60 centimetri. Allora, Nando ha preso la strada un po' più diritta. Lui va verso questo paletto, poi c'è una piccola crestina. Vediamo. Lui ha raggiunto questa antecima. In realtà dobbiamo andare di là. Vai Nando. Ho fatto come i bambini, ho fatto come i miei nipotini, gattonavo. Mi hanno visto. Siamo sul Back Cross, molto bello, panoramico, molto carino. Ottime montagne attorno. Allora, quello lì è il Mont Glacier. E quello là è il Mont Delan. Invece questo qui è il Tête des Hommes e quello lì è la torretta. Dopo un po' di meditazione abbiamo valutato che c'è ancora tempo per proseguire, quindi ci rimettiamo in cammino. Ora torniamo leggermente sui nostri passi, poi prendiamo la cresta qui davanti, facciamo un semicerchio così, raggiungiamo questo alpeggio qui e quello là in fondo che è Rati. Ora questo è il Back Bar Mass. Quando saremo a Rati valuteremo se andare anche al Back Bar Mass o in alternativa scendiamo, i sentieri portano poi a valle da questa parte. È un po' lunga ma ce la possiamo fare. È veramente una sagoma. Siamo arrivati al colletto delle decisioni. Ora c'è una via semplice che è proseguire scavallando il colletto, il sentiero ci porta giù. La via più difficile è andare ancora qua al Back Bar Mass, come avevamo progettato. Il problema è la neve, perché è quasi impossibile avanzare. Adesso faremo una scelta, vediamo cosa fare. Abbiamo resistito. Ci siamo infilati su per la cresta del Back Bar Mass. Siamo già alti, manca poco. Tutto sommato non era così dura. La neve ha tenuto, grazie a Dio.
tirando. Non scherzo, sì. Bello. Bello, eh? Ma dici che si potrebbe scendere di lì? Ma... ho fatto vedere? Di quest'istante magari. Di qua? Ma magari col parapendio. Nanga anche oggi in vetta! Gagliardi! Dai, a chi dobbiamo fare un saluto speciale in quanto il nostro supporter numero uno? Billy Minerale! Grandissimo Billy! Ma anche tutti gli altri, chiaramente. Ciao! Ciao!